Continuiamo con quelle che possono essere chiamate le curiosità del mondo vegetale, in particolare del legno. I raggi ultravioletti sono quelli che abbronzano la nostra pelle, ma hanno un'azione anche sul legno. I raggi ultravioletti, con certi legni, li fanno annerire con certi legni le fanno sbiadire, un po' come le, le, la pelle nostra scurisce con i raggi ultravioletti, ma certi tessuti sbiadiscono con i raggi ultravioletti. Ecco, quello che vedete, togliendo una foto dalla parete, si vede che sotto il colore è rimasto differente, eppure qua i raggi ultravioletti sono di rimbalzo, non sono diretti dal sole, sono, eh, rimbalzo, però con l'andare del tempo sono efficaci nella stessa maniera. I raggi ultravioletti, ultravioletti non alterano né la durezza né la durabilità eh, del legno. Basta pensare alle baite in montagna che sono veramente scure, ma veramente resistenti e che non sono state per niente intaccate nella loro durabilità. A dare una classificazione sistematica alla botanica è stato Teofrasto, che lui era discepolo di Aristotele e Teofrasto è vissuto circa intorno al, 1300, al 300 a.C poi tanti altri anche leonardo hanno dato una classificazione sistematica ma sui legni tropicali nessuno aveva poi insistito più di tanto finché nel 1855 i studiosi si sono dedicati a dare una classificazione alle piante tropicali si sono arrivati nel nella la costa d'Avorio e sono entrati in foresta e abbia, hanno pensato di partire con il nome locale. Hanno chiesto a uno dei portatori, trovato, che si sono trovati, quando si sono trovati davanti a un grande albero, hanno chiesto a uno dei portatori come lo chiamassero là, quell'albero. E questo portatore ha risposto: Caia, e oggi questo è il legno di Caia il no, nome non è più stato cambiato è un mogano molto eh, meraviglioso che serve soprattutto per fare le imbarcazioni oggi non si trova più con tanta facilità ma comunque è un legno che eh, ha le caratteristiche di durabilità non tanto di durezza solo dopo il 1900 questi studiosi si sono accorti che quel nero quando avevano chiesto come lo chiamassero là, aveva risposto semplicemente non so. Caia vuol dire non so. L'avorio vegetale esiste un, una pianta che vive nell'Equador, ma comunque nell'America Latina, nell'America Centrale, eh, che ha un frutto dal cui albume si ricava un prodotto che diventa molto simile all'avorio, è molto duro, resistente e ha proprio il colore de, dell'avorio, è un, un, un um, qualche cosa che non si può usare più di tanto proprio per le dimensioni che sono piccole può servire per fare bottoni per fare qualche parte di soprammobili o qualche decorazione ma anche questo una curiosità è il l'avorio vegetale arriviamo alle radiche quando si parla di radica si pensa subito alla radice non è per niente così la radica è una malformazione del legno prodotto quasi sempre, per non dire sempre, da una malattia. Molto spesso questa malattia è un tumore, ma un tumore proprio come lo intendiamo noi, con la proliferazione disordinata delle cellule che si intersecano, si aggrovigliano ed hanno un aspetto particolarissimo e tante volte molto bello eh, da vedere. Tanti legni hanno queste... Queste radiche, questa è la radica della robinia. Questa sembra addirittura sughero, è la radica di un acero dell'America del Nord. Questa è una radica di tuia del Nord Africa. Vedete che hanno un effetto: diremo. Eh, visivo che è veramente eh, bello, pensate a far sopra mobili qualche cosa con, con un pezzo così questo è il pink ivory cioè l'avorio rosa e anche questo ha una colorazione e una, una decorazione che è eh, veramente un, un qualche cosa di impensabile questa è la radica di narra è una uh, radica della uh, dell'indonesia um, dell e è un, una radica che si produce con una certa facilità tanto è vero che c'è anche un commercio di questa radica non tanto esteso ma è una cosa che è chiaramente anche molto costosa questa è la radica dell'olmo, dell'olmo campestre nostro. Anche questo è molto bello, e, però non dimentichiamo che le radiche sono sempre un difetto. Questa è una radica della betulla. La betulla non si può neanche proprio definire una radica, questa, ha delle, delle eh, dei introflessioni dentro che danno quella colorazione particolare che può essere anche decorativa, specialmente se, eh, se usata per oggetti di, eh, di misura molto piccola. Questa è un'altra radica dell'amboina, dell quella dell'Indonesia. Questa è una radica particolarissima, è la Vavona, è la radica del sequoia sempervirens. Vedete che caratteristica ha? È un qualche cosa di eh, Molto variegato e di questa, queste cellule sono molto intrecciate ed hanno un aspetto veramente straordinario. Questo è Pioppo, è pioppo la radica di Pioppo, l'umile Pioppo che abbiamo noi. Vedete che, bel, che caratteristica eh, impressione che dà quando si prende la radica. Questa non è fatta neanche di una malattia, ma di un complesso di germe epicormiche, di gemme nascoste sotto il legno che quando la pianta dovesse aver bisogno le fa germogliare e le fa ricacciare dal fusto. Questa è la radica di Tuia, questa è la radica del frassino, il frassino nostro proprio, e questa è la radica del mirto. Il mirto c'è in Sardegna qua da noi, ma vedete che sono dei... Delle, dei legni, delle colorazioni che eh, danno un aspetto veramente strano e veramente potrebbe essere interessante, però la disponibilità è molto, ma molto, ma molto poca. Un'altra caratteristica che poi è un difetto sono le marezzature. Le marezzature sono delle storture che hanno le fibre, che hanno le cellule eh, del legno. Cerco di spiegarmi. Un uomo che ha i capelli molto ricci con ricciolini piccoli, piccoli, piccoli è pur sempre un uomo normale, ma nello stesso tempo è un uomo anomalo, perché nella normalità questi ricciolini piccoli non ci sono. Ecco quindi che... Queste caratteristiche danno un aspetto stranissimo al legno e tante volte questo legno può dare una impressione di essere veramente un legno molto bello. Questa è una radica di acero marezzato. Allora, la venatura è in questo senso e l'amarrezzatura è in questo senso. Questo è un acero che viene adoperato se è possibile, se se ne trova in quantità sufficiente per fare la cassa del violino, non la parte sopra che quella è fatta col legno di, di risonanza. Vedete? Marezzato perché? Perché assomiglia proprio alle, alle onde del mare. La stessa caratteristica ha questo frassino, un frassino normale ma marezzato. Anche questo ha una, una varietà. Di eh, inclinazioni a e prende una luce diversa a seconda di come eh, si, eh, si presenta in queste, eh, mh, con questa fibratura con le eh, cellule veramente disposte male. Questo è la l'anigret frisée. Frisée vuol dire brizzolato, vuol dire ondulato di eh, una pianta africana che erroneamente viene chiamata noce tanganica ma non è un noce non viene dal tanganica questo in più hanno, hanno questa pianta in più aveva questa caratteristica di queste cellule disposte in una maniera tale storte che danno questa caratteristica del, del legno questo qua addirittura è un sequoia un sequoia amarezzato. Questo però non è della California ma è dell'Oregon, non è proprio della sua. però è pur sempre un sequoia e anche questo è amarezzato. Questo è un acero amarezzato americano che lo chiamano Curly Maple. Maple vuol dire acero e curly vuol dire che è. è, è. anche questo ha una caratteristica di eh, una ondulazione di quelle che, le, di quello che sono le, le cellule, le fibre e che danno questo aspetto eh, stranissimo. Questo addirittura è incredibile. Questo è il mogano pomelé. Non ha bisogno di spiegare perché si chiama pomelé, ma è un mogano che ha le fibre talmente contorte che si può lavorare soltanto con gli abrasivi, soltanto con la, con la carta vetrata. Eh, però ha un aspetto che è veramente st strano, veramente eccezionale e, e, e da mostrare. Questo è un, una roverella, anche questa, marezzata, vedete che ha l'inclinazione delle fibre che danno una caratteristica eh, diversa da quello che è la, la, roverella, la roverella comune. Continuiamo con gli ebani. Gli ebani ce ne sono tantissime specie, ma veramente tante, che in primo momento si pensa solo all'ebano nero, all'ebano africano. Oh no! Questo è l'ebano africano, nero come l'ebano si dice, ecco, questo è ebano africano, è quello che serve per fare il clarino, i tasti del pianoforte, che è un legno pesantissimo, un legno che anche secco può andare a fondo è quello che è più nero di tutti quanti. Ma questo è l'ebano dell'Asia, non è proprio nero ma è sempre un ebano che eh, ha una durezza. E una caratteristica simile. Questo è l'ebano Amara. Questo è l'ebano di Makassar che ha una qualche striatura molto molto bello anche questo. Questo è l'ebano viola. Vedete che ha dei riflessi viola. Questo è l'ebano dell'Indonesia a queste striature di colore, queste variazioni di colore che lo rendano caratteristico, è comunque un legno che ha il suo fascino, la sua, la sua eh, be bellezza. Non tutti sanno che di ebani ce ne sono anche qua da noi, qua nel Bellunese, qua da noi e sono l'albero del Cacchi, e l'albero di Sant'Andrea, che poi non è altro che il caco selvatico, è quello che fa quei cachi piccoli, piccoli. e che viene... Sant'Andrea è il 30 di novembre e che eh, restano su quando le foglie sono già cadute e sembra un ciliegio: tanto è vero che li chiamano anche il ciliegio santo, perché a Natale queste, questi piccoli cachi restano su hanno lo stesso gusto del caco nostro. Però è il caco selvatico. Eccoli qua. Questo è l'albero di Sant'Andrea e questo è l'albero del cachi. Hanno un legno molto denso, pesante, però non è nero. E questi sono eh, ebani che crescono qua da noi. Da notare che non sono solo della famiglia degli ebani, sono anche del genere di Ospiros, come è, eh, sono tutti gli altri eberi, ebani. Famiglia dei benacere, genere di Ospirus. Cioè, in altre parole, la pianta del Cacchi e l'albero di Sant'Andrea non sono cugini dell'ebano nero, l'ebano che conosciamo, ma sono fratelli. Adesso vediamo un po' i legni, quelli particolarmente strani. E cominciamo col legno serpente. Eccolo qua. Questo è il legno più costoso che io abbia mai visto. Il costo di questo legno è di 55 euro al chilo e è pesantissimo. Va a fondo questo legno qua. E direte: cosa si può fare con un legno che costa 55 euro al chilo? Difatti, io ho visto fare con questo legno soltanto l'archetto del violino: è una pianta legno serpente che vive nel centro america è una pianta piccolissima immaginate come il maggiociondolo nostro e è rarissima dentro in mezzo a questa giungla questa questa foresta tropicale ogni tanto c'è una piantina piccolissima e che è difficile da portare fuori difficile da tagliare e comunque ha un legno che ha un aspetto straordinario questo è il cocobolo vedete che ha un grande, una grande differenza di colore fra l'alburno e il durame questa è la parte viva della pianta questa è la parte morta è anche questo è un legno costosissimo duro e che però si usa poco anche perché ha molte fessurazioni all'interno questo è un legno stranissimo talmente strano che è un ipocastano americano, ma vedete che più che altro ha la stranezza, non si può neanche dire che sia un legno bello, non è duro, non è resistente, però caratteristico sì. Questo è il Pioppo Madreperlaceo. Questo qua ha un aspetto di madreperla e non è altro che una varietà del pioppo nostro proprio quello che, che cresce qua eh, da noi però con questa stranezza de, di questa fibratura che non si può dire che sia radica non si può dire che sia amarezzato ma è madreperlaceo questo è il bois de rose che non è assolutamente il legno di rosa questo qua è una leguminosa e ha questo colore che serviva e serve ancora soltanto come eh, decorazione in mobili particolari. La radica di questo eh, Bois de Rose può servire per far pipe, quelle pipe che costano un occhio della testa e che sono fatte proprio dire la radica di Bois de Rose. La bois de rose è una pianta rarissima, in più trovate la radica più che sia bella per fare le pipe, ecco perché le pipe di Bois de Rose hanno un prezzo altissimo. Questo è l'acero occhiolinato del Nord America. Occhiolinato perché sembra proprio che abbia dei dei piccoli occhi tanto è vero che in america lo chiamano birds e maple acero a occhio di uccello questa è una rarità assoluta e è l'abete arabescato abete nostro qua eh? che ha questa caratteristica e che purtroppo si trova in pezzi molto piccoli ma è una Qualche cosa da far vedere perché non sempre si ha occasione di poter ammirare questo abete arabescato. Questo è l'ourofaia, un legno che cresce nel, nel, nelle zone calde, vedete che non ha gli anelli, e ha questa caratteristica di queste cellule disposte in una maniera unica, e pur essendo una pianta delle lauracee, di quelle che conosciamo noi. Questo è il tamu, anche questo un legno stranissimo, vedete come si presenta. Le ho portate proprio perché i telespettatori possono avere un'idea di quello che è la varietà, l'enorme varietà di specie legnose che ci sono nel regno vegetale. L'agave, tutti sanno qual è. E tutti sanno che fa un fiore stranissimo, alto fino a 5 metri. E poi la pianta muore. Ma non tutti l'hanno visto da vicino questo fiore. Io vi ho portato a da vedere il gambo di questo fiore. Eccolo qua. Questo è un gambo di, di agave. Immaginatevi cosa, cosa è questa pianta che è veramente al di fuori di ogni normalità. È una, una pianta che fa... Questo fiore e sfibra veramente, eh, la, 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 spolpa quello che si può dire, la, la, il tessuto di ricerca dell'agave, tanto è vero che l'agave poi muore. Nella mia porta ho messo un igrometro, fatto di legno naturalmente, è ricavato da un abete, quel pezzetto di legno qua che vedete è un abete che ha avuto una vita molto disagiata. È vissuto nel sottobosco e naturalmente nel sottobosco non c'era luce sufficiente. Ha cercato di allungare gli alberi destra e sinistra per cercare di catturare la luce, non è stato sufficiente e è morto di media. Questo fusto che vedete che è piccolo, ma ha un, un, decine e decine di anni. Ecco, io l'ho preso, l'ho scortecciato in maniera che il legno sia più sensibile all'assorbimento dell'umidità e questo legno se è secco addirittura i due rametti si incrociano quando c'è umido quando viene la pioggia vedete che si aprono e si aprono divaricano poco ma addirittura di 50 60 cm quindi non è un igrometro così per modo di dire veramente ha uno spostamento eccezionale anche questa è una curiosità da portare per esempio oggi il tempo è incerto infatti i rametti non sono né incrociati né divaricati ecco quindi eh, si pensa che questa incertezza duri per oggi e anche, e anche per eh, domani. Comunque oggi non dovrebbe piovere. Quando si parla di cedri, cedro del Libano, cedro di Odara, cedro dell'Atlantide, cedro rosso, non si pensa mai che sono siconifere e non c'entrano quindi niente con i cedri. Ma lo perché li chiamano cedri? li chiamano cedri per soltanto perché tutte queste specie hanno un delizioso profumo di cedro. Solo per quello. Eh, il cedro del Libano, ormai nel Libano non ce n'è più, ma eh, era quello che era servito ai fenici per fare le loro imbarcazioni. Quando si parla di senape, ci pensa al granello di senape di cui parla la Bibbia. E li ho portati perché sono veramente granelli piccoli. Da questi granelli piccoli nasce, come recita la Bibbia, una pianta piuttosto, piuttosto grande. Ma fra, alla fine di, di maggio eh, i pioppi cominciano a lasciare cadere una certa lanugine, sembra che nevichi. È un cotone, tanto è vero che in America queste piante le chiamano cottonwood, cioè l'albero del cotone. Ve lo nomino perché a proposito di semi piccoli, in mezzo a questo ciuffetto di cotone si eh, trova un puntino appena appena visibile, è il seme il seme che l'albero affida al vento, perché lo ven il vento porti in giro per poter disseminare eh, la, la, la specie. Ecco, quel semino piccolo, piccolo contiene tutto, contiene i cromosomi, che i cromosomi contengono i geni, per far crescere, per far nascere, per far crescere un albero esattamente uguale a quello che ha generato il seme. La natura ci fa vedere quanto è grande proprio da questo puntino molto piccolo. La natura è come il cuore, non accetta imposizioni, al cuore non si comanda. E così a volte sembra che la natura si sottometta al valore dell'uomo. Pensate a Mussolini che aveva fatto piantare tutto abete rosso in consiglio, perché l'abete rosso era più pregiato dell'abete bianco. È arrivata un insetto dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni, è arrivato un insetto alla la cefaccia. Che ha divorato tutto, dovuto, hanno dovuto tagliare tutto e quella volta sono stati bravi perché non hanno messo insetticidi, non hanno messo in veleni. Perché se avessero messo veleni avrebbero fatto un danno ancora più grande: cioè, i veleni avrebbero fatto morire tutti gli insetti, farfalle, eh, formiche. Eh, api, vespe e via di seguito avrebbero danneggiato tutta la flora minore, meltilli, fragole, lamponi, funghi e via di seguito avrebbero danneggiato le faglie acquifere, hanno preferito tagliare tutto quanto e hanno fatto bene. Io mi ricordo che 30-40 anni fa di aver messo più articoli sul giornale proprio per incitare a non mettere, a sopportare la faccenda e a non mettere eh, I veleni, difatti il Carsiglio sta ricrescendo e, 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 e speriamo che veramente si riformi i, come era una volta. In Svezia avevano importato dei semi di un pino canadese che assomigliava molto al pino svedese, però cresceva molto più rapidamente. Hanno piantato, hanno fatto piantagioni enormi e questi pini sono cresciuti bene per una quindicina d'anni, poi sono morti tutti, sono morti tutti. Nelle zone tropicali avevano tirato via tutta la vegetazione per mettere l'albero della gomma. L'albero della gomma era una cosa che era molto eh, pregiata, molto ricercata e questi alberi della gomma sono cresciuti per vent'anni. Quando era ora che facessero, la... sono morti, sono morti tutti quanti. La natura fa sempre vedere chi comanda, la, la vuole avere l'ultima parola. Utilizzazione e sfruttamento. Sono due cose che sono profondamente diverse, anzi contrapposte. L'utilizzazione è quella fatta, nel, per esempio, in Europa, dove i boschi sono stati eh, veramente utilizzati da parte di tecnici esperti, tanto che dal dopoguerra adesso hanno avuto un incremento di ben il 44%. Nei paesi in via di sviluppo, dal dopoguerra ad oggi, hanno fatto un saccheggio vero e proprio, hanno devastato, hanno sfruttato tutto, sì delle volte per, per il legno, ma molto più spesso per fare terreno agricolo e purtroppo Tante volte hanno distrutto la foresta soltanto alla ricerca di minerali che poi è stata vana, quasi sempre vana. Pensate agli incendi del Brasile che abbiamo visto per televisione, cosa hanno distrutto. È ben vero che però in quella zona là la, le foreste sono pluviali, cioè gli alberi sono sempre verdi, continuano a crescere tutto l'anno, non come qua da, da noi. E quindi di per sé la foresta potrebbe ricrescere, ma tagliandola a zero, come hanno fatto bruciandola, le piogge hanno dilavato il terreno e l'hanno reso desertificato, è un terreno veramente improduttivo. Ecco perché nei documentari vedete le acque con quel colore scuro: perché l'humus, quella terra che era buona, è stata portata via tutta da, da, dall'acqua. Quindi è una devastazione che è un disastro. C'è un proverbio spagnolo ricordato anche dal Papa. Dio perdona sempre gli uomini qualche volta, la natura mai. Un saluto da angelo.